Signore e signori, benvenuti al Palafornai per la terza giornata di ritorno della Serie A1 femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e la Cellini Padova. Per il Padova con il numero 3 Ivana Giocappo, con il numero 4 Karel Giocappo, con il numero 8 Beverly Negerruba, con il numero 14 Vanessa Giocappo, con il numero 15 Martina Brocco, con il numero 17 Giorgia Benichini, con il numero 18 Fatima Arubi, con il numero 19 Angela Brella, con il numero 20 Serena Garruba, con il numero 21 Ifeoma Okoye, con il numero 22 Sonia Inaculele, con il numero 24 Viola Bozza, con il numero 27 Micaela Barresi, con il numero 31 Giorgia Griggio, Alena Abderrahman Sadi. Si chiama il Palafornai per la Pallamano Mezzo Corona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con 110 reti comanda la classifica marcatrice, con il numero 4 Aurora Chiesa-Liberti, con il numero 5 Giorgia Fusina, con il numero 8 Julia Pai, con il numero 12 Elena Petron, con il numero 13 per la prima volta Palafornai Claudia Correia, con il numero 16 Nica Razzica, con il numero 17 Roberta Di Martino, numero 21 Maria Battissimo, numero 22 Luisa Dalla Valle, con numero 27 Giada Veronese, con numero 33 con numero 44 Arnaccio Randa, con numero 46 Mari Capitati, con numero 49 Santina Mavrovic, con numero 82 Anna Chiara Campestrini. Allenano Sonia Giovannini e Nicolai Poe. Vi dicono l'incontro, signori, di Domenico e Fornasier. Commissario di gara sarà Daniele Bazzanella. Grazie.
doppia, 2-0 per la Mesolona, poi Padova chiamato a rispondere alla ricerca di una vittoria che manca da praticamente 3 gare su Forza con una Egarria. 30-30 il risultato della gara d'andata. Padova a mezzo corona che ai fini della salvezza ormai è diventato un incontro abitudinario. L'anno scorso le rotaliane hanno meglio delle dame proprio nella città di Sant'Antonio. Lì arriva un pareggio dopo il giocatore di tiro fermato dopo la palla formale. Calcio di Padova ripescato in Serie A della Catena, che è Corona che attaccherà ancora, si rialza praticamente tutto questo che è ancora un colpo al volto, questa volta rimane a terra proprio Aurora Gislinberg. Si può riprendere con una sola linea spada faccia della linea contro Razzica,
taglio di Correa che viene vista da Paez. Il pallone di terzo punto della difesa del Milan. Allora vanno subito avanti, occhio qui perché Paez ha superato Correa dal taglio del 5-3. Seconda rete per l'Argentina. Correa, la quinta, poi riesce a recuperare il pallone. Fermata da Brocchio. Della CD passivo.
Correia, palo. Sempre più crescente. Thank you.
lo fa però Correia. Nel frattempo, gettando uno sguardo alla pala San Nicolò in Abruzzo, la Messina conduce alla crisi sul 7-6 sul Teramo. Thank you.
minuto di sospensione di Super Raffaele in più arriva, era appena entrata in campo. Poi dalla valle rete. Thank you.
adesso con Correa. Vai! Recupera il pallone. Thank you.
1, 2, 3, prova. Mezzo corona Padova. Prova. Vedi, da qua va, quindi in teoria dovrebbe essere. Magari va qualche secondo dietro, quindi senti dopo. Mezzurona Padova, si rientra in campo. Tornano in campo Mezzocorona e Padova per la ripresa del match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Tutto pronto allora per la ripresa, ci scusiamo per i problemi tecnici che ci sono stati nella trasmissione del primo tempo. E allora fischio inizio, si riprende qui al Palafornai con il Padova che attacca alla ricerca della diciottesima rete. Prela per Bevelin Egarruva, ancora Prela, poi Egarruva cerca il pertugio, trova il fallo e tiro dai 7 metri. Si avvicenderanno allora tra i pali Niki Razzica ed Elena Pedron. Frattempo è Karel Giocappa a incaricarsi della battuta. Dopo 27 secondi la Padova potrebbe proiettarsi già sul più 7 e lo fa con Karel Giocappa che trova anche la quinta rete personale. Mezzo corona che annaspa, Padova invece che corre forte. Nel frattempo, nell'altro scontro salvezza, il Teramo ha ribaltato il Mestrino al 30esimo, si è portato negli spogliatoi sul 14-13, ancora lungo però il match sia qui al Palafornai che al Pala San Nicolò. E Padova che deve difendersi dal mezzurna che certamente non resterà a guardare in questi secondi 30 minuti, con Gislin Berti che prova ad andare al tiro ma viene fermata da Michaela Barresi. Per Gislin Berti la finta, poi il passaggio per Dalla Valle che vede la compagnia a terra, allora ritorna da Correia, Claudia Correia, settima rete per lei. Si sta mettendo in mostra il centrale portoghese con la Lusitana che in poco più di 30 minuti ha già siglato 7 reti. Sta dando vivacità all'attacco del Mezzocorona che però oggi si è spento dopo il vantaggio per 3-1. Parziale inclemente di 17-9 con cui la Padova si è rimesso in carreggiata e sta conducendo. Adesso è Niki Razzica a dare manforte alle sue, ancora Correia, Correia! 13-18 e in velocità due reti per il Mezzocorona consecutive che assottiene lo svantaggio a un margine di 5 gol. Dialogano Barresi e Prela, nel frattempo rientra in campo anche Vanessa Giogap. Si alza il volume anche qui al Palafornai con i sostenitori di casa che stanno incoraggiando le ragazze locali a difendersi dagli attacchi padavini. Allora Karel Giogap, Karel Giogap, rete anche per lei. E 19-13, rimane in terra Terrana, va a siglare
Aurora Gis Rimberti 14-19, adesso botta e risposta in velocità tra le due, poi dalla Valle recupera il pallone e cerca anche di tenerlo in campo. Possesso allora per le venete che ripartono da Vanessa Giocap. Brela amministra adesso con calma il centrale euganeo, che poi chiama la posizione a Krell Giocap, probabilmente ci sarà un taglio al doppio pivot o risalirà, infatti risale Krell Giocap che scambia con Barresi, poi qui Vanessa Giocap però commette passi e allora occhio al mezzo corona che 4-4 potrebbe portarsi, anzi riportarsi sul meno 4. Campestrini gliela chiama Terrana, viene atterrata e allora fallo. Ancora Campestrini, lo scambio con Veronese, c'è il taglio di Dalla Valle che viene servita sui 6 metri e va in rete per la seconda volta. Luisa Dalla Valle, vice capitano della pallamano mezzo corona, 15-19, si è infuocato adesso l'incontro. C'è Sadi che richiama Vanessa Giocap per dare spazio a Serena Igarruva, si riorganizza allora anche la manovra offensiva della Cellini Padova. Qui Meneghini va ad attaccare Bevelin Garruva, c'era probabilmente uno sfondamento, probabilmente Claudia Correia si stava muovendo, però il terzino destro delle Eugane era chiaramente entrato con la spalla. Attenzione adesso per questo tiro dai 7 metri che potrebbe dar respiro al Padova. Sempre Krell Giocap dall'attacca. Questa volta però rimane tra i palli Niki Razzica. Non cambia l'esito, 20-15. E altra rete per Krell Giocap, che anche grazie alla realizzazione dei 7 metri sale a quota 7. Ferma invece a una sola realizzazione. Ora Gislimberti, capocannoniere, come dicevamo già in precedenza, del campionato di Serie 1 femminile. Adesso possesso sciupato, qui c'è Egarruva, Bevelin Egarruva per il 21-15, ristabilisce più 6 il Padova subito, deve avere più pazienza e soprattutto deve essere più preciso il mezzo corona, mentre ci sono 2 minuti di sospensione per Bevelin Egarruva e sono i secondi. Quindi adesso dovrà centellinare l'utilizzo del terzino Abderrahman Sadi, perché alla prossima sospensione Bevin Egarruva dovrà lasciare il campo di gioco per espulsione. Qui poi ingenuità clamorosa tra Correia e Gislimberti, c'è incomprensione e rimette velocemente in gioco la Lusità nel pallone, che va sotto le gambe di Aurora Gislimberti e poi esce fuori dal rettangolo. Risponde il Padova, Prela. Occhio a Prela che serve Serena Garruva. Poi Veronese vede Gislimberti. Gislimberti l'abbiamo chiamata poco fa e va ad aggiornare il tabellino con la sua seconda rete personale dell'incontro. 16-21. Adesso Boev chiede anche maggiore coesione in difesa, perché ci sono troppi spazi in cui Serena Garruva riesce a entrare. Qui Krell Giocap risale, poi sceglie di servire Angela Prela, il centrale si affida a Vanessa Giocap, qui colpisce il pallone con il ginocchio Serena Garruva, poi probabilmente commette anche passi, però attenzione perché si alza il braccio del passivo, va al tiro Vanessa Giocap, il pallone passa sotto le gambe di Niki Razzica per il 22-16. Rumoreggia il pubblico del Palafornai oggi, qualche errore arbitrale di troppo, però il match ripetiamo ancora lungo. Occhio qui a Gislinger,
palla ostacolata da Prela che era quasi sulla tacca dei 4 metri. Trova però la rete il terzino del mezz'ora, 17-22. Da circolare il pallone il Padova, è rientrata Bevine Garruva, si piazza sulla linea dei 6 metri, sarà il pivot della squadra euganea che trova la 23esima rete, sempre con Vanessa Giucap, lasciata troppo libera al tiro. Qui Campessini centrale la sua conclusione, facile preda di Martina Brock. Padova che invece adesso attacca per il più 7. Mezzo Corona che continua a peccare di imprecisione. Padova attacca Prela, chiama lo schema, scambia con Giocap, scambia posizione anche Bene Garruva che si piazza tra Veronese e Gislinberti. Qui sfondo di Angela Prela che cozza contro la difesa, poi adesso abbastanza Pignolo il direttore di gara che richiama la precisa posizione da cui battere la rimessa in gioco. Vediamo lo schema anche Anna Chiara Campestrini chiede di alzare le braccia per avanzati. Nel frattempo parte Aurora e fa gol, 18-23. Mezzolona che sta registrando gli attacchi ma deve chiudersi bene in difesa perché il Padova è abbastanza cinico e sa colpire negli spazi lasciati. Infatti qui Beren Negarruva si gira in tutta tranquillità e piazza il 24-18. Correia, serve Verones, forse poteva andare anche al tiro, però si riparte con il mezzona che preferisce ricostruire con maggiore abnegazione. Adesso Correia viene fermata. Pilati, Correia, scambia ancora con Campestrini, fitta la rete di passaggi tra Campestrini, Correia e Pilati. Gislinberti, qui si alza Vanessa Giocap, si alza anche Giada Veronese per assistere la compagna di squadra, poi si inventa una rete fantastica Aurora Gislinberti, la quinta per lei oggi, 19-24. Padova attacca sempre con Barresi che si è ripresa il suo ruolo di pivot in panchina. Adesso Bevine Garruva gira Karel Giocap a cercare proprio la Barresi, viene fermata però in maniera abbastanza veemente da Marica Pilati, quindi fallo, occhio a Prela, la finta di tiro, il passaggio per Vanessa Giocap, Vanessa Giocap va ad affrontare Correia, qui schiaccia il pallone, lo tocca Pilati per anticipare Karel Giocap che era sulla traiettoria del passaggio schiacciato della sorella. Qui brutto episodio, in realtà sembrava in tutta onestà fallo con Pilati che aveva praticamente arpionato Karel Giocap. Di diverso avviso i direttori di gara, protesta il Padova probabilmente proprio per l'azione precedente. C'è un cartellino rosso per sembrava indirizzato ad Angela Prela, invece è per il coach, no, è proprio per Angela Prela, forse veementi le proteste, forse commesso invece un fallo. Onestamente è stata un'azione repentina, cartellino blu anche per Angela Prela. Niente, come in tutti i casi di cartellino rosso,
sarà poi decisione del giudice sportivo sulla squalifica da applicare o meno. Però è stata una scena abbastanza concitata con Aurora Gislimberti a difendere. C'è Serena Bolero, non può nulla però il portiere Gana. Ancora Gislimberti, 20-24, siamo quasi giunti al giro di boa del secondo tempo. Padova però adesso attacca per ritrovare il più 5, si infuoca anche il Palafornai. Perdita importante quella di Angela Prela, che stava organizzando abbastanza bene il gioco delle ragazze di Sadi. È corso ai ripari adesso proprio il tecnico ospite, c'è Barresi in regia. Probabilmente rientrerà Beverly Negarrova in seguito ai 120 secondi, però ci andiamo a godere questo attacco con il braccio del passivo alzato, e Padova che deve affrettarsi ad attaccare. Poi Barresi decide di fare tutto da sola. Meneghini, parata di Niki Razzica, tiro dai 7 metri per difesa in area. Giocap, punisce ancora Niki Razzica, ottava rete per Karel Giocap. 25-20. Claudia Correia si affino proprio alla Lusitana, le compagne. Pilati si gira, viene stretta la morsa da Vanessa Giocap. Correia per Campestrini, Gislimberti, parata però di Martina Brock, che difende la propria porta in maniera egregia e soprattutto Negarrova. Negarrova infatti si prende la postazione di centrale, poi scambia posizione con Serena Negarrova. Occhio a Barresi che dà un assist qui, il pallone viene strappato da Campestrini a Negarrova che era al tiro. Padova che rimane in attacco. Beh, Negarrova per Serena Negarrova, pallone recuperato dalla mezzocorona ma in maniera fallosa. Allora Padova che adesso deve affrettarsi ad attaccare perché è sempre sotto passivo. Difende bene, recupera il pallone dalla Valle che poi scatta tutta sola, tu per tu con Martina Brock, dalla Valle! Rete, 21-25. Terzo score per Luisa Dalla Valle, bravissima nell'anticipare l'avversario e poi a farsi tutto il campo da sola per andare a intaccare alle spalle di Martina Brock. Vanessa Giocap scappa con Beverly Negarrova. Vanessa Giocap, il pallone questa volta però finisce stranamente alto e sfugge l'ottava marcatura per Vanessa Giocap, che sinora è stata pressoché perfetta. Aurora Gislimberti, Campestrini, poi con Camma si riorganizza il mezzo corona. Campestrini, Campestrini sale dalla Valle a servire, no, cerca tutta sola. Qui viene fermato il gioco dalla Valle che era andata in rete. Fischio preventivo.
poi Campestrini con Correa. Correa! Bellissima la rete del 22-25 siglata da Claudia Gonçalves Correa. Una conclusione che ha prima lambito il palo e poi si è insaccata. 22-25, sotto di 3 il mezzo corona. Padova che però non ci sta e sicuramente venderà cara la pelle per un mezzo corona che ha finalmente recuperato. E qui grande rete anche di Senai Garruva, che praticamente era stata lasciata sola davanti a Niki Razzica. 22-26, poi prova il tiro Correa, parata di Martina Brock. Mezzo corona che si era forse galvanizzato troppo e ha prima incassato una rete evitabile, poi sciupato l'ennesimo attacco. E allora Padova 4-4 organizza l'attacco. Le due Igarruva con Vanessa Giocap che serve Beverin Igarruva, un missile che si insacca sotto il 7, 27-22. Gisimberti la finta di tiro, poi viene fermata da Karel Giocap. Occhio a Veroness, rete, 23-27. Bevin Igarruva organizza, dialoga con Vanessa Giocap e anche col tecnico Sadi. Amministra il Padova. Mancano poco più di 11 minuti e mezzo alla fine del match e ancora una rete di Vanessa Giocap. Dovrebbe chiudere di più il mezzo corona da quel versante. Qui Campestrini non riesce a recuperare il pallone veloce di Claudia Correa, per sua fortuna accorre Aurora Gisrimberti, poi Campestrini sfida la difesa, il pallone era per Pilati, fallo su di lei, poi qui viene ostacolata da Karel Giocap ma si riprende subito con Anna Chiara Campestrini che chiama lo schema a destra, quindi probabile che ci sarà uno scambio. Infatti attenzione a Correa che va da Campestrini che serve Veroness, poi Pilati era lì libera ma è stata anticipata. Adesso Campestrini a mordere Karel Giocap per ritardare la ripresa del gioco e consentire alle compagne di tornare in difesa e schierarsi. C'è ancora un pertugio tra il secondo e il terzo difensore a sinistra, taglia adesso Barresi proprio in quello spazio che è un po' il tallone d'Achille della mezzo corona. Si alza Bevin Igarruva, il tiro viene smorzato, invece no, non c'è stata deviazione, pallone che finisce sul fondo e attacca il mezzo corona. Campestrini, Gisimberti, rientra Faig, adesso si allarga la difesa del Padova. Faig, c'è lo spazio per Gisimberti, la colpisce col ginocchio però Igarruva e poi Vanessa Giocap a realizzare il 23-29. Non ha rete per lei. Sta succedendo un po' di tutto, il mezzo corona abbastanza confuso, il Padova colpisce le incertezze della squadra rotaliana. Ancora Campestrini, viene fischiato però un blocco regolare di Marika Pilati mentre si continua a giocare sugli altri campi. Quello che interessa di più Padova e mezzo corona è certamente il parziale che giunge.
vincere da Teramo con la Mestrino che in questo momento conduce 22-19 quando mancano 10 giri di lancette al termine della sfida al Pala San Nicolò. Occhio adesso al contropiede lanciato per Aurora Gislimberti, rete 24-29. Mancano 8 minuti e mezzo, tutto è possibile, il mezzo corona però dovrà essere caparbio e determinato mentre viene chiamato il time out da Sadi e noi andiamo in spot. Terminato il confronto tra tecnici e giocatrici con la Padova che attacca. Sadi ha chiesto alle proprie atlete di chiudere l'incontro. Questo attacco sicuramente sarà di vitale e fondamentale importanza in chiave vittoria con Verine Garuva che serve Giorgia Meneghini che dall'ala non sbaglia, realizza il 24-30. L'atleta vicentina approdata dal Malo, lei che è cresciuta nel Torri. Rete importante quella di Giorgia Meneghini perché fa salire a 6 le reti di svantaggio della mezzo corona, quelle che dovrà recuperare la squadra rotaliana in poco più di 7 minuti e mezzo. Poi qui ancora altra ingenuità, ancora altro possesso smarrito e Padova che può chiuderla e Garruva per Serena Garruva, tempo Carella Giocap dialoga con sua sorella Vanessa a distanza, poi Bevelin Garruva per Vanessa Giocap che sotto fallo va a realizzare il 31-24 che de facto fa concludere qui l'incontro. Partita che si invola verso la fine, mezzo corona che sta soccombendo contro un più coriaceo e tenace Padova che non si è fatto scoraggiare dall'iniziale svantaggio e che pian piano ha costruito quella che probabilmente sarà la vittoria e porterà sotto la siga di Sant'Antonio due punti importanti proprio per le patavine che affronteranno adesso il 2 febbraio in Coppa Italia la capolista, la Cassarolare Pontinia di Nasta e Laera. Uno scontro tra quelle che al termine del giro d'andata erano la prima e l'ottava forza. E poi l'11 febbraio si ritorna in campo per la quarta giornata di ritorno della Serie A femminile di pallamano, sempre in diretta esclusiva su Eleven Sports. E il Padova ospiterà le campionesse d'Italia in carica della Brixen. Qui perde ancora il possesso della mezzo corona, ormai in balia delle onde la squadra allenata da Boef e Giovannini. E Garruva
scambio tra Bevelin e Serena Jarrova, si alza anche Barresi che va da Meneghini, Meneghini non afferra bene il pallone, viene salvata proprio da Michaela Barresi, adesso Vanessa Giocap che serve Serena Jarrova, fermata in maniera fallosa, allora Padova che può ricominciare, Barresi. Ancora Serena Jarrova, rete, 32-24. Qui recupera Karel Giocap. E mentre scorrono i titoli di coda, la Padova attacca per il più 9, mezzo corona che si è de facto demoralizzato, però ha abbandonato un po' troppo presto la sfida e questo non è un bel segnale, dovrà lavorare in settimana. Adesso praticamente ritornerà in campo l'11 febbraio proprio contro il Pontina che abbiamo citato precedentemente e che sarà il prossimo avversario in Coppa Italia del Padova, una trasferta delicatissima. Vedremo i risultati che matureranno in questa giornata, come modificheranno la classifica attuale, però il mezzo corona ha bisogno di punti e certamente oggi doveva dimostrare altro piglio qui al Palafornai davanti al pubblico amico. Attacca Correia, rientrata in campo, serve Terrana, fallo commesso su di lei da Vanessa Giocap, chiama lo schema Feig, Feig chiama Luisa Dalla Valle che taglia, doppio pivot adesso per il mezzo corona, Feig serve Dalla Valle che riceve però il pallone in faccia perché c'era stato un fischio preventivo da parte di Domenico, poi Correia appoggia il pallone, 25-32 e va in doppia cifra il terzino portoghese. Nota lieta almeno per le rotaliane, l'innesto di Claudia Correia che si è presentata nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi, recupera Feig, aveva però il piede nell'area dei 6 metri. Serena Jarrova a sfidare la difesa, ci va Vanessa, scusatemi, Karel Giocap. E ancora 33-25, ancora più 8 con Karel Giocap che realizza il nono personale. 120 secondi in questo momento al triplice fischio. Attenzione Campestrini, rete, 26-33. Prima rete per Anna Chiara Campestrini, giunta al 59esimo. Si avvicendano Brock ed Enabulele. Serena Jarrova, Serena Jarrova per Giocap, qui Barresi, su di lei viene commesso fallo, ormai il match è concluso, al Padova interessa la differenza reti. Karel Giocap a servire Giorgia Meneghini, 26-34, c'è Giorgia Meneghini in rete. Correia, serve però Meneghini che parte tutta sola in contropiede, cerca di contrastare la Feig, è troppo avanti però la Vicentina, e seconda rete consecutiva per lei, 35-26, adesso lo score sta diventando troppo pesante. E mezzo corona che ha probabilmente in mano il suo ultimo attacco. Correia per Dalla Valle, Dalla Valle viene però anticipata da Barresi, lanciata tutta sulla rete Vanessa Giocap, ancora un gol
è quello che fa andare il vantaggio in doppia cifra, più 10, 36, 26. De facto la sfida è già chiusa. Attacca però fino alla fine della mezz'ora Faig per Campestini, che le tenta tutte, trova anche la rete del meno 9, utile solo a rendere meno amaro lo score. Si conclude al Palafornai con la Padova che praticamente distrugge la mezzo corona, 36-27, sale in classifica a quota 15, sempre fermo a quota 5 invece il mezzo corona, che adesso avrà 20 giorni per preparare la sfida alla Palamarica Bianchi in terra pontina contro la capolista Cassa Rurale. Noi vi ringraziamo, vi ricordiamo gli appuntamenti per la Serie A che riprenderà l'11 febbraio. Nel frattempo c'è la parentesi Coppa Italia che potete seguire sempre qui in diretta su esclusiva su Eleven Sports. Il 5 febbraio invece andranno in scena le finali che assegneranno le medaglie, e quelle le potete seguire su Sky Sport. È tutto dal Palafornai, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo una buona serata e una buona pallamano a tutti.